di questo nuovo Vlogmas. Buon 8 dicembre a tutti, anche se per voi oggi è 9 dicembre, per me invece no, è l'8 dicembre. Come mi vedete oggi, visto che è festa, mi sono agghindata, ecco, diciamola così. Mi sono anche truccata. Che dite, vi piace? Ho truccato un po' gli occhi, un po' ho usato oggi, ho usato un po' di matita nera, ho fatto quasi uno smokey eyes. Vediamo un po'. Una cosa similare, ecco. E mi sono anche vestita bene. Adesso però mi vedete con la parannanza, come la chiamiamo io e la mia amica Manuela, la parannanza, perché ho già cominciato a cucinare, anzi, ho già preparato l'arrosto, perché ho fatto l'arrosto agli agrumi per oggi a pranzo, e ho già preparato il sugo alla matriciana. Così adesso do una bella sistemata a casa. Poi che devo fare? Ah, poi andiamo a messa e poi dopo torniamo a casa già che c'è insieme ai miei genitori, perché pure loro vanno a messa insieme a noi, e quindi poi comincia il pranzo, cominciamo con l'aperitivo, poi metto sull'acqua per la pasta, insomma, una chiacchiera e l'altra, dalle 11 in poi qua si comincia a magnà. Quindi, detto questo, mi sono avvantaggiata, ho fatto già tutto, adesso devo pulire casa, non mi va, che pizza. Voi dite che pulisci casa tutta ghindata? Sì. Pulisco casa tutta ghindata, anche perché non è che devo fare le pulizie a fondo, devo dare giusto una spolverata, passata aspirapolvere, una pulitina ai bagni, un'ordinata in giro e basta, quindi proprio le cose basilari. E quando mi tolgo questo qui, più tardi, quando ho fatto tutte le pulizie, vi faccio vedere come mi sono vestita. Mi sono messa un vestito che lo comprai per passare il primo Capodanno insieme a mio marito. All'epoca eravamo fidanzati e pensate quanti anni sono passati 12 anni che ho sto vestito, l'avrò messo sì e no 3-4 volte, perché poi ho cominciato a fare i figli e non mi entrava più. Adesso invece mi rientra, anzi mi sta pure forse leggermente larghino, e quindi l'ho riutilizzato, mi piace troppo, è carino, ovviamente sempre stile anni 50. Comunque dopo ve li faccio vedere. Vi faccio vedere nel frattempo che ho messo questi qua di orecchini. Oggi non ho messo il mio parsonver, ho messo il mio vecchio orologio fatto così, perché secondo me era più abbinato all'abbigliamento. E ad Andrea farò mettere anche a lui lo stesso orologio, vedete, che è praticamente incordinato. Io ce l'ho bianco con i brillantini e lui più da uomo col cinturino nero. Vabbè, andiamo un po' incordinati. E niente, è tutto qua ragazze. Vi faccio sbirciare da dietro, vi faccio sbirciare da dietro. Vabbè, ci vediamo dopo che ho pulito tutto. Eccomi qua, finalmente ho finito di pulire tutta casa. Adesso i bambini si stanno mettendo scarpe, felpa, giubbotto, scaldacollo, cappello, eccetera. Io vi faccio vedere velocemente come sono vestita. Allora, ho messo questo vestitino che miracolosamente mio marito si è ricordato. Infatti, io ho fatto la domanda. Miracolosamente, Marta. Miracolosamente, ho fatto la Marta, domanda, amore, ti ricordi come questo sapete gli vestito? altri uomini? Questo vestito quando me lo sono messo e lui è stato precisissimo. Poi, Come può trasportare? ecco qui, è tutto intero praticamente. Sopra ho messo questo coprispalle, diciamo, perché vedete, il vestito è fatto con la spallina corta. Poi ho messo una cintina in vita perché fa sempre, definisce, diciamo, il vestito. Poi ho questi stivali che metto veramente non tantissimo, però sono bellissimi, li vedete, arrivano fino a sopra il ginocchio, sono praticamente tutti interi, comprati da Bata tanto tanto tempo fa, però io li adoro, ma cerco sempre di metterli con cose lunghe in modo che sembri quasi un pantalone, perché sennò sarebbe secondo me un po' volgare per la mia età. Quindi preferisco metterli con gonne che coprono dove arrivano praticamente, e quindi sembra un tutt'uno, anche perché qui fa un freddo bestiale. C'ho i 70 denari di calze, però insomma fa sempre freddo. E quindi ho messo questo stivaletto con tacco tranquillo che non fa male ai piedi, insomma, così. E poi c'ho il piumino. Questo è quanto. Fatemi sapere se questo mio outfit vi piace. Ma così cane costa un ragazzo? 70 denari. Poi c'è Vittoria Maria, guardate quanto è bella. Mamma mia! E beh, pure tu, amore, oggi sei bellissimo, eh? Aspetta, guardate Andrea tutto un tiro, con le scarpe che io ho regalato al suo compleanno, pantaloni pure io ho regalati l'altro anno al suo compleanno, magliettina e giacca. Bello, Giacchetta amore. proprio. Valerio è vestito così, jeans.
e camicia proprio da, da campagna, da campagnolo. Viola, ma come ti sei vestita te? No, scusate, Viola, lasciamo perdere. Vai, levati tutto e vatti a cambiare immediatamente. Viola e Valentino, camicia, scarpe nuove e jeans. Tutti belli, tranne Viola che mi sa che non ha capito che oggi è festa e si deve vestire bene. Quindi adesso si andrà a cambiare. Ho fatta cambiare, almeno si è vestita. Amore di mamma. Si è messa le scarpe che abbiamo ricavato al compleanno, il jeans mamma, che è stropicciato, vabbè lasciamo perdere, e la magliettina rosa, il crop top. I jeans io non lo so, sempre stropicciato. Cioè io li stiro, li metto nel cassetto, loro li inciafrugliano tutti e poi si riciancicano, come si dice a Roma. No, vabbè. E niente, quindi pure lei è vestita così. Lei non lo riempie, sì, infatti. Dai, amore. Perfetto, adesso siamo tutti al completo e andiamo a messa. Allora, siamo tornati a casa dalla messa e adesso stiamo cominciando a preparare il pranzo. Prima del pranzo però facciamo un piccolo aperitivo. C'è mia mamma, ciao ma, guardate quanto è bella questa maglietta rosa che te sta una favola, il colore proprio. Comunque, questa è la tavola che ho fatto, guardate che carina, ho messo queste qui ormai le conoscete tutte, ho messo due candelabri, le candele rosa, anche quelle bianche le avevo finite, vabbè, sale, pepe, olio, eccetera, ho fatto con questa brocchettina, ho fatto il portatovaglioli e poi abbiamo preparato l'aperitivo leggero perché c'è un sacco di cose da mangiare, quindi pistacchi, anacardi alla cipolla, come so gli anacardi alla cipolla, ma questi, uno tira l'altro, anacardi al rosmarino e le noccioline quelle tostate. Andrea ha aperto il prosecchino, eccolo qui, mo chiamiamo pure papà, così facciamo i brindisi. Volevo farvi vedere cosa ho fatto per pranzo. Allora, quello è l'aperitivo, l'antipasto non l'ho fatto perché ci sono troppe cose. Ho fatto pasta alla matriciana, buonissima. Poi la pasta ovviamente ancora la devo cuocere. L'arrosto, aspettate, eccolo qua, l'arrosto agli agrumi, che una parte viene tutta bella a fettina, una parte tutta sfilettata, perché a me Andrea ci piace sfilettata, tipo il pulled pork, come si chiama, mo? Mo? Niente, mio marito sta di là, vabbè, insomma, ci piace così sfilettata, sotto ci sono invece tutte le fettine belle tagliate. Io le immergo poi nella salsina che è spettacolare, nel senso è bella cremosa, così si impregna bene di sapore. Questo è l'arrosto agli agrumi. Poi ho già preparato la friggitrice vecchia dei 200 anni per fare le patatine fritte. Poi vabbè c'è la frutta, quindi i mandarini eccetera. E per finire ho preparato questo ieri, la torta caprese al limone. E ho fatto questa decorazione che è fatta con la carta da forno e dopo andrò a cospargere tutto lo zucchero a velo, così mi rimane il disegnino, poi vi faremo sapere se è buono o no. E questo è tutto il nostro pranzo, ecco è arrivato pure papà, ciao papà, com'è? Come ciao. So? Bene, sì. No, gli anacardi come so? Buoni? Adesso siamo pronti per fare il brindisi. Allora, siamo arrivati al momento del dolce, abbiamo mangiato come porcellini, vero mo? Mio marito fa le riprese, quindi se, accontentatevi. Volevo farvi vedere come se viene, Alzheimer, sì, come viene il disegnino. Adesso ci metto un po' di zucchero a velo e lo metto qui sopra, praticamente sul colino, e lo vado a spargere su tutta la torta. Aspettate che qui mi si è pure appallottolato. Non mi dite. Mi è cascato tutto insieme. Con la formina sotto, speriamo che viene, vediamo un po'. A me mi piace con tanto, cioè si deve proprio vedere la differenza, La mostra riprende bene? Non so, non ci vedo. Ma come ci vedi? L'ho messo troppo in alto per inquadrare bene. Ecco qua. Basso. Poi, fatto questo, con le pinze, aspettate. Con il fucile. Aspettate, perché qui l'operazione è difficile. Oddio, mo. Ci siamo quasi. Aspettate. Ho fatto un trifoglio.
Ma come entri foglio? La foglia l'altra mi è vicina un po' puzzata. Ecco, dai! L'amore mio! È venuto fuori, dai! Un po' qua, mannaggia! C'è un pasta da Lea che si è mangiata. Dai, fuori. Dai, è venuto! Come viene in video? È venuto, dai! Guarda che bello! No, non lo avvicinassi delle magagne. Le magagne si vedono pure da solo. Adesso ce l'andiamo a pappare. Faccio okay. Prima il caffè. Posso spegnere? No, aspetta, voglio far vedere una fettina. Come si fa il caffè? No, la fettina come è venuta. No. Aspetta, papà. E voilà. Ammazza, che bella. Guarda un po'. Che sofficiosità. Questa è sofficiosità, eh. Vediamo se mi parte la capsula. Dai, mo. Inquadrami. Ah, non voglio fare prova assaggio. Dai, mo, che questa è sofficissima. No, ma non lo vuoi, non si parla col bocco. No, no. No, non è buona. Non puoi capire quanto è buona, mo. Approvata. Fatta in casa per voi. Fatta in casa per noi, perché se la mangiamo noi. Vedi? Ecco. Sei bella e mi sono strozzata. Hai tirato su. È buonissima. Eccoci qua. I miei genitori sono andati via. Io vi dico, sono piena come un uovo. Per fortuna che la pasta non l'ho mangiata, che con la scusa che mangio senza glutine me la devo cuocere a parte. Quando ci sono ste cene, sti pranzi importanti, non la mangio praticamente quasi mai. Meno male, ma sono piena. Comunque, quella torta che ha preso è la fine del mondo. Considerate che di tutta ne è avanzata un pezzettino così. Ecco, così. Ne è avanzata così. È buonissima, soffice, veramente spettacolare. Io non pensavo venisse così bene perché non l'avevo mai fatta. E vi dico, ragazze, che è buonissima. Provatela. Comunque, il trucco è resistito abbastanza bene. Oggi ho usato un pochino di più con la matita e ho fatto questa tecnica che ho visto da Clio Makeup, che metti la riga nera e poi la sfumi. In questo modo, devo dire la verità, non ti cola giù. E infatti è resistito, vedete? Non è colato per niente. Una bomba. Mentre prima io non la mettevo mai perché mettevo la riga, facevo il segno, quello singolo, perché poi negli anni 90 andava, anni 90-2000 andava così, pure sotto la mettevo nella lima interiore, cioè praticamente dentro l'occhio, e poi dopo un'oretta così ce l'avevo tutta qua sotto e mi dava fastidio, quindi non la utilizzavo spesso. Adesso invece con questa tecnica che oggi ho provato per la prima volta, devo dire che funziona e quindi non hai il problema di stare sempre lì a pulirti l'occhio. Devo dire che è funzionata bene. Sul viso non ho usato nessun tipo di fondotinta, ho messo solamente il camouflage sulle parti, sui punti d'ombra, diciamo, quindi queste qui, e qua sotto un pochino, poi ci ho fatto un po' i punti luce, quindi l'ho messo sotto l'arcata delle sopracciglia e ci ho rifinito un po' la parte qua e l'ho messo un po' qua sopra e basta. L'ho spalmato bene, ho messo la cipria, ho messo il blush e questa è stata la mia base. E poi vabbè, mi sono fatta un po', truccato un pochino gli occhi. Adesso però, siccome io non sono abituata a essere truccata, quindi più di mezza giornata non resisto, i miei sono andati via e adesso io mi strucco. Ebbene sì, quando sto a casa io non riesco a stare truccata. Mi dà fastidio il mascara, mi dà fastidio tutto. Io non ci riesco, infatti ammiro invece quelle ragazze che stanno tutto il giorno truccate. Ovviamente magari tante sono obbligate perché devono andare in ufficio, devono andare al lavoro, ma a parte che io quando lavoravo per esempio al bar, io avevo un bar mio, quando lavoravo non mi truccavo quasi mai perché proprio mi piace essere naturale. Invece voi, amiche mie, vi truccate o non vi truccate? Resistete tutto il giorno col trucco o non resistete tutto il giorno? Io no, quindi mi strucco insieme a voi perché voglio farvi vedere i prodottini che uso. Sicuramente ci ho fatto un video, però quel video non andò molto perché era veramente agli inizi, e quindi lo ripropongo come tutto il procedimento che uso io per struccarmi. Lo ripropongo con voi, magari ci sono tante persone nuove che non l'hanno visto. E vi faccio vedere
mi leggo anche questi capelli, carina io, eh? Mi devo anche questi capelletti dietro. Ok, allora, prima di tutto uso i dischetti dell'ovatta comprati all'Eurospin dei fiori di magnolia, questi grossi, io quelli piccoli proprio non ce la posso fare, uso questi grandi così, e poi parto sempre dagli occhi. Dagli occhi uso questo qui dell'Essentia, il bifasico delicato, per struccare, proprio mirato per struccaggio degli occhi. Questo è delicato bifasico senza PEG e alcol per occhi sensibili. Io lo prendo apposta perché, ragazze mie, l'ho provate tutte e mi danno fastidio agli occhi, mentre questo non secca il contorno degli occhi, perché tanti mi davano questo problema, cioè che dopo che lo passavo mi sentivo tutta secca qui intorno, e poi non brucia gli occhi. Io ho provato a struccarmi con l'acqua micellare, cioè io non so se l'avete provata sugli occhi, ma se poco poco te ne va un po' dentro l'occhio ti brucia da morire. No, assolutamente no, ne ho provati tanti, della Nivea, della Garnier, alla fine ho trovato questo e me lo tengo. Diciamo che è pure finito, infatti ce n'ho uno nuovo, perché lo tengo sempre di scorta, sempre se lo va, eccolo qui, vedete? È bifasico, vedete? Sotto è scuro, sopra è chiaro. Ovviamente prima di usarlo va sbattuto. E niente, quindi vado subito a levare il trucco agli occhi. Qua ce n'è poco, è finito praticamente. Mi trucco poco, però i prodotti per struccare ce l'ho sempre lì, messi lì, c'ho sempre uno di scorta, perché a me mi prende così, come stamattina mi sono svegliata, mi volevo truccare bene e mi volevo vestire bene. Nell'assaggio della torta mi avete visto vestita diversa, perché dopo ho mangiato, ragazzi, quel vestito che era perfettamente aderente, e poi c'aveva una parte qui sotto al seno che andava a stringere, vi dico, mi sentivo un cotechino praticamente, mi stringeva in vita, mi era preso un mal di pancia, dico no, mi devo andare a spogliare. Assolutamente era bello tutto, però infatti mi ricordavo che il problema di quel vestito è che dopo un po' che dopo mangiato ti gonfi un pochino e quella parte della cucitura ti preme proprio sulla bocca dello stomaco, e quindi mi sono spogliata e mi sono cambiata. Meno male che non stavo a qualche pranzo importante, però quando vado ai pranzi importanti, vado a mangiare fuori, non mi metto mai niente che mi stringe sulla pancia. Un altro trucchetto che faccio sempre io, eh. Vabbè, torniamo a noi. Ho imbevuto questo dischetto e comincio delicatamente a struccare tutto l'occhio. Vado anche sulle ciglia, le ciglia piano piano, sempre in modo molto delicato, e cerco di togliere tutto. Come vedete, basta un passaggio e si scioglie praticamente tutto. Vedete, sta sotto? È fantastico questo struccante. Io lo trovo veramente buono, perché poi è molto oleoso, non so come descriverlo, è veramente delicato, e poi basta poco e si toglie. Guardate la differenza, no? Questo è truccato e questo no. Pure la sopracciglia, per esempio, che io la rifinisco, non c'è più niente e rimane tutto qui sopra. Ovviamente, adesso qua sotto qua, tolta così, basta un passaggio e si toglie. Poi io uso più di un dischetto, perché il primo dischetto è quello per togliere il più. Ecco qua, vedete? Ok. Poi uso il secondo per andare un po' a rifinire, per togliere il residuo. Ovviamente sempre sbattere, però fidatevi di me, se avete gli occhi sensibili provate questo, perché io mi ci trovo veramente bene, non mi dà fastidio per niente. Ovviamente non è che se lo mandate dentro l'occhio è acqua, no, se lo mandate nell'occhio... Più che altro, essendo un po' oleoso, sentite più che altro l'occhio un po' strano, un po', cioè vedete, un po' leggermente appannato lì, ma non brucia come gli altri prodotti, no, assolutamente no. Comunque, procedo così, delicate sulle ciglia, sennò ve le staccate tutte, vedete, ancora si toglie, ecco qua, però ovviamente ce n'è di meno. A posto, poi io la parte finale vi faccio vedere come faccio, quindi non vado a insistere tanto sulle ciglia. Ok, un occhio fatto, mi faccio l'altro e poi vi faccio vedere che cosa uso per togliere il resto del viso. Eccomi qua, occhi fatti.
Per il resto del viso uso sempre questo qui dell'essenza, quindi sempre marchio Conad, il latte detergente idratante per tutti i tipi di pelle. Vi devo dire la verità, questi non l'ho scannerizzati con l'app Yuga. Sta di fatto che anche se non sono, se non so promossi dell'app Yuga, questo lo utilizzerei comunque, perché ho trovato uno che non mi dà fastidio agli occhi e me lo tengo. Mentre questo qui non l'ho veramente scannerizzato, devo capire bene e devo provarci. Se non è buono, magari posso cercare tra i prodotti low cost qualcosa di meglio. Comunque per ora uso questo e mi ci trovo veramente bene. Sono tutti i prodotti che non lasciano la pelle secca. Questo faccio così. Allora, lo metto qui. Oh, aspettate, è pieno, ma ecco. Lo vedete? Me lo metto sulla mano. Ok. Tipo fosse un sapone, faccio così e comincio a passarlo per tutto il viso. C'è una profumazione veramente delicata, buona. Ecco qua. Io faccio così, prima passo. Diciamo sciolgo il trucco, veloce veloce, dopodiché ecco. Prendo due dischetti, due batuffoletti e comincio a pulire tutto il latte detergente. Ovviamente non ci sarà tanto perché non ho messo a fondo tinta, però insomma tra cipria, vedete? Tra cipria e blush un pochino di residuo rimane. Ecco qua. Facile, facile. Adesso fatto faccio solo un passaggio perché ripeto, vedete, non è proprio eccessivo, non c'era fondo tinta. Adesso vado a lavare tutto il viso. Vado a lavare tutto il viso con questo sapone mani e viso dell'Amo Essere, quello che già avete visto quando mi faccio la skin care, e questa è la parte finale proprio per rimuovere ogni residuo che possa essere rimasto. Ah, che bello! E questo è il risultato finale. Vedete, anche sotto l'occhio non è rimasto praticamente quasi niente. Se dovesse essere rimasto un pochino di traccia, andate a prendere il batuffolo, quello meno sporco, e andate a passare così e levate proprio l'ombra che rimane. Non c'è più niente. Posto. Poi con questo levate il residuo dello struccante. Fatto. Adesso ultimo passaggio, anzi penultimo, per la fine dello struccaggio è il tonico, sempre dell'Amo Essere Bio Ecologico, e tonico viso bio riequilibrante. Io lo sapete già, anche chi mi segue già lo sa, lo metto con le mani, quindi metto un po' qui, strofino e tampono. Ecco qua. E poi una volta asciugato questo vado ad applicare le creme. Lo struccaggio è finito, amiche mie! A posto! Ci possiamo togliere tutti sti aggeggetti, anzi no, perché me lavo pure i denti, quindi lo tolgo dopo. Ci rivediamo più tardi. Ecco la mia faccia distrutta, perché dopo che ci siamo lasciati, che mi sono struccata, mi sono messa sul divano e ho dormito 5 minuti, 2 minuti, quanto ho dormito, mo? Mo, sei tutto ignuto, mo! Tutto il pelo, se vede qua. Quanto ho dormito? 2 minuti? Sì, una decina di minuti. Ma quale decina di minuti? E mi sono rincoglionita tutto il pomeriggio praticamente. Poi ci siamo alzati, Andrea ha svuotato la lavastoviglie, io ho messo a posto i panni dell'asciugatrice, l'ho piegati, poi ho preparato l'impasto della pizza per domani sera e adesso ci siamo appollaiati sul divano, non ci alziamo più. Per cena farò, ai bambini mangeranno l'arrosto perché loro, i miei sono abituati a mangiare solo un piatto, cioè un piatto unico, quindi hanno mangiato la matriciana e basta, quindi ho lasciato l'arrosto per cena con gli spinaci. Io mi farò un cappuccino caldissimo con pezzo di uova torta perché è troppo buona. Andrea, tu amo? Che te mangi pure tu cappuccino? Sì, cappuccino cornetto. Una cosa leggera, quindi cappuccino e mostrati pure io cornetto. La torta vuoi?
Certo. Ah, pure tu la torta? Ma io gli è piaciuta la torta senza glutine. La finisci. Sì, infatti. E quindi ci mangiamo io e lui quello lì. E che vi volevo dire? Ah, vi volevo dire una cosa. Intanto voglio salutare la mia amica Anna, perché ci tiene tanto. Ciao Anna, un bacio grande, grande, grande. Ho letto il tuo messaggio oggi e... Anna ha proposto di fare una live prima di Natale per farci tutte quante gli auguri e mi è piaciuta tantissimo, quindi io vorrei proporvi questa cosa, però mi dovete dire se preferite infrasettimanale, se preferite un sabato o la domenica, cioè cerchiamo insomma di venirci incontro a un giorno, un orario che fa più comodo, non dico a tutte perché è impossibile accontentare a tutti, ma alla maggior parte di voi. Quindi fatemelo sapere giù nei commenti. Secondo me Anna ci ha avuto una bellissima idea. Io non ci ho manco pensato, perché tra le feste e i pranzi che preparo, cioè che si faranno tutti da me, quindi sto organizzando tutto, tra i vlogmas che mi portano via parecchio... Amo! Che ci portano via, mi portano via parecchio tempo tra la registrazione, montaggio video, editing, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci ho pensato, però secondo me è una cosa carina, vero amore? Partecipi pure tu alla live? Amo con sto pelo. Ma che pelo? certo che partecipo molto volentieri. Ecco, quindi facciamo questa bellissima live prenatalizia, così ci facciamo tutti gli auguri dal vivo e ci salutiamo. Però voi fatemi sapere sotto, uno, anzi, A, se vi piace... A... A... Due. Ah, potrebbe essere un TCL, là, come si chiama? Che paura, che paura. Oddio. Ah, vabbè, questa me la so inventata. Vabbè. Ah. Basta. Uno, se vi piace l'idea. Due, quale giorno è più comodo. Tre, l'orario. Fascia. Non mettete la fascia serale, raga, perché io a sera alle 9 sto a letto. Vabbè, possiamo fare da letto, però, mo. Come... Allora, se scegliete... Sandra e Raimondo. Ma tu devi fare la zampetta sopra, Facciamo proprio come Sandra e Raimondo, la live dal letto. Se preferite quella serale, ve la facciamo dal letto, perché noi stiamo a letto. Poi mi serve il pelo, però. Amo, il pelo lo devi coprire, che piace a tutti. Vabbè, comunque dai, fatemi sapere. Allora, numero 1, numero 2 e numero 3, tre punti essenziali, mi raccomando amiche mie. Comunque raccontatemi pure, aspettamo, raccontatemi pure come avete passato voi l'8 dicembre. Vai dal letto mentre si sorseggiamo una sana camomilla per conciliare. Sì, così si addormentiamo. Capolline che da ci addormentiamo. E fatemi sapere voi come avete passato questo 8 dicembre. Noi stamattina siamo andati a messa, ma faceva un freddo, ma un freddo. Io mi sono dovuto rimettere il cappello, non ce l'ho fatto. No, ma faceva troppo freddo. Noi avevamo le mani che praticamente erano viola. Io gli ho detto: Andrea, andiamo a casa, io non metto piede fuori casa, fa troppo freddo, veramente freddissimo. E stamattina fuori era tutto bianco, ma non di neve, perché aveva gelato stanotte, quindi era tutto sto paesaggio bianco fumante, perché sotto col calore della terra il ghiaccio sopra fumava, quindi c'è tutto sto fumetto. Che devo fare? Va bene, adesso noi vi lasciamo, continuiamo a essere appollaiati sul divano e andiamo, anzi no, andiamo a preparare la cena ai bambini, mette i pigiamini, fa tutto. Detto questo, noi vi mandiamo un bacio, un abbraccio, grazie per averci seguito anche in questo giorno, in questo lungo giorno di Vlogmas. Ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao!